Numbers ha presentato il progetto per fornire ai titolari di farmacia i fondamenti per una corretta gestione dell'azienda farmacia. Al via il primo tavolo sulla farmaceutica Schillaci, utile il confronto. Liguria, dal 3 aprile, addio alle ricette cartacee. Borachia, in farmacia accesso semplificato alle prescrizioni. Federpharma Lucca, rinnovato il consiglio direttivo. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Saranno oltre 2000 i farmacisti titolari che il 27 maggio potranno seguire i lavori del progetto Numbers, nato con l'obiettivo di fornire ai titolari di farmacia le informazioni fondamentali per una corretta gestione dell'azienda farmacia, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche patrimoniale e finanziario. L'iniziativa è stata presentata giovedì 30 marzo al Nobile Collegio Chimico Farmaceutico a tutti i membri del Consiglio di Presidenza di Federpharma e Sunifar e ai presidenti regionali. Nel corso dell'evento Marco Cossolo ha spiegato l'importanza di convincere i farmacisti che essere soli è esattamente il contrario di essere indipendenti, una strategia, quella di mettersi insieme, che potrebbe evitare a gruppi internazionali di entrare e gestire migliaia di farmacie sul territorio. È stato avviato mercoledì 29 marzo il primo tavolo per il settore farmaceutica e biomedicale. I lavori sono stati presieduti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, alla presenza dei rispettivi sottosegretari Massimo Bitonci e Marcello Gemmato. Si tratta di un tavolo molto importante, ha sottolineato Schillaci, secondo il quale dall'innovazione in campo farmacologico e farmaceutico possono venire nuove cure per i malati, come è stato dimostrato soprattutto nel periodo che abbiamo appena vissuto. Soddisfatta Farmaindustria, che in una nota ha dichiarato di considerare l'incontro estremamente positivo, anche perché è interconnesso per la prima volta in Italia la politica sanitaria e la politica industriale, che possono così concorrere in un'azione sinergica alla qualità dell'accesso alle cure dei cittadini e all'attrazione degli investimenti. La Regione Liguria dice definitivamente addio alle ricette cartacee. Dal 3 aprile prossimo, infatti, sarà completata la dematerializzazione delle ricette, dai promemoria cartacei per i farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che sostituiscono la ricetta rossa e per le quali era necessario esibire il numero di ricetta elettronica, alle ricette bianche per la prescrizione dei farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Secondo Elisabetta Borachia, presidente di Federpharma Liguria, presentandosi in farmacia con la tessera sanitaria, gli utenti, oltre ad avere la possibilità di usufruire di un vasto numero di servizi e di front office, potranno accedere alle prescrizioni mediche in modo più semplice e veloce. Nuove cariche per il consiglio direttivo di Federpharma Lucca per il prossimo triennio. Come sancito dalle elezioni che si sono svolte il 26 e il 27 marzo scorsi, Elio Rossi è stato eletto presidente, Bernardo Bernardi vicepresidente, segretario Viola Turri e tesoriere Lorenzo Checchia. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani con una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel.